Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata all'Arezzo Calcio Femminile e al settore giovanile dell'Arezzo. Questa sera vi faremo vedere le immagini dell'Arezzo Calcio Femminile, il pareggio con Padova di domenica scorsa e poi anche le immagini della Berretti, partita rocambolesca, emozionante, con l'Arezzo prima in vantaggio, poi sotto 3-1, rimonta nel finale. Eccolo qua il nostro parterre di questa sera. Intanto andiamo a salutare Michele Passalacqua. Buonasera Michele. Buonasera. Allenatore dei giovanissimi B dell'Arezzo. Ci hai portato tre tuoi ragazzi, Tommaso Pellegrino, Alessandro Arnettoli e Riccardo Menci. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E poi Arezzo Calcio Femminile abbiamo questa sera Laura Verdi. Buonasera Laura, grazie di essere qui con noi. E la voce delle nostre telecronache, Riccardo Buffetti. Buonasera. Buonasera, Riccardo. Ben ritrovati. Ben trovato a te. Allora, direi di con Laura adesso di vedere un attimo il servizio e poi commentiamo questo 2-2 con Padova. Ottima prova per la prima squadra dell'Arezzo Calcio Femminile che tra le mura amiche del Roberto Lorentini ottiene il secondo punto stagionale contro le venete del Calcio Padova, terza forza del girone B della serie cadetta. Un pareggio che vale quanto una vittoria sia per la brillante prestazione espressa dalle retine sia per i gol che hanno iniziato a fioccare anche in casa Amaranto. Costretta a rinunciare alla centrocampista Verdi, ferma per una giornata di squalifica, l'allenatrice Amaranto opta per un modulo 4-4-2 schierando fin dal primo minuto Antonelli tra i pali, Casula, Terini, Teci e Mencucci in difesa, Baracchi, Arzedi, Paganini e Mattiaccio a centrocampo, Nocchi e Zeghini in attacco. Il match inizia con qualche minuto di ritardo e fatica a decollare a causa del campo reso pesante dalla pioggia caduta copiosamente durante la notte. Dopo alcuni tentativi Amaranto, al 41esimo il Padova passa in vantaggio con Giubilato che su assist di Ferrato avanza in aria insaccando alle spalle di un incolpevole Antonelli. Nella ripresa l'Arezzo torna in campo con grande determinazione, già al 49esimo trova il gol del pareggio grazie a una bella diagonale di Nocchi che finisce diretta all'incrocio dei pali spiazzando l'estremo difensore padovano. Le Amaranto salgono in cattedra e non tarda ad arrivare il vantaggio. Su punizione Casula lancia in aria dove trova Terini pronta a trafiggere la rete avversaria firmando il 2-1. Il Padova prova a reagire e al 29esimo giunge al pareggio con Cattuzzo che sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Peruzzo sigla la rete del 2-2. A poco servono i 4 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Il match si chiude con un buon pareggio che migliora l'umore di capitantici e compagni in vista della sfida interna del prossimo weekend contro il Sassuolo. Manuela, quest'oggi è arrivato un punto, potremmo arrivarne anche tre volendo, è stata una partita diciamo da due volti per l'Arezzo. Sì, intanto sono molto contenta della prestazione. Abbiamo fatto qualche errore, ci mancherebbe, ma questo è il nostro processo di crescita. Una partita che potevamo vincere, ci dovevamo credere un pochino di più, però devo essere sincera, non posso dire niente alle ragazze. Oggi mancava anche un perno a centrocampo come Laura Verdi, le altre si sono comportate benissimo, abbiamo sfattato abbiamo fatto due gol, a San Marino ne abbiamo fatto uno, adesso ne abbiamo fatti due quest'oggi e quindi continuiamo a lavorare, noi dobbiamo solo lavorare e credere in noi stesse. Questo risultato ci dà buone potenzialità. Allora, diceva la mister che mancava un perno, appunto come Laura, come hai visto le tue compagne? Ma hanno giocato bene, sicuramente è stata un'ottima prestazione contro le aspettative perché loro venivano qua da noi da favorite, erano, se non mi ricordo male, terze, però insomma le mie compagne hanno espresso un buon gioco, hanno tirato fuori il carattere e alla fine insomma c'è un po' di rammarico perché potevamo portare a casa 3 punti, però va bene anche in pareggio. Ecco, stavolta avete creato anche molto e avete fatto 2 gol, quindi ci sono stati dei passi in avanti, no, rispetto alle altre apparizioni. Sì, piano piano si sta mettendo in pratica insomma quello che l'allenatrice ci chiede e spero che arrivino presto anche 3 punti perché ce lo meritiamo, insomma il sacrificio è grande, ci impegniamo tutte al meglio, insomma, quindi speriamo che arrivi anche la vittoria. Allora, vediamo cosa è successo in questa giornata 2-2 dell'Arezzo, poi Castelvecchio e New Team Ferrara 1-2, Marconica ha battuto Perugia 2-0, la Saponeria Federazione Sammarinese 2-2, Sassuolo Permac Vittorio Veneto 0-1, Udinese e Gordige 2-2, Padova Imolese 1-1.
Allora, la Virtus Padova, ovviamente, quella di Virtus, è il calcio Padova. Allora, vediamo un attimo allora, anche la classifica, questo Permac Vittorio Veneto che non si ferma, a punteggio pieno a quota 12, poi a 10 troviamo Ferrara e Marcon, 8 il calcio Padova femminile, Castelvecchio 6, Sassuolo 5, Perugia, Udinese, Federazione San Marinese e Molise 4, Gordigi, Arezzo femminile 2, Virtus Padova e la Saponeria a 1 punto. Riccardo, che cosa si può dire di questa partita? La classifica è un po' brutta, diciamo, per l'Arezzo. Abbiamo visto sia col Gordice che con il Padova l'Arezzo giocare veramente bene, quindi secondo me è immeritata quella classifica. Purtroppo ha raccolto solo 2 punti in casa su 2 partite, contro il Gordice poteva essere gestita meglio, contro il Padova è stata gestita molto bene, anche tenendo conto anche le forze della squadra ospite, si è sbloccato finalmente la squadra di casa, l'Arezzo, che non è riuscita a trovare solo una rete contro il San Marino, adesso ne ha fatte 2, vediamo se domenica contro il Sassuolo, sempre a Laurentini, riuscirà a imporsi ancora nel gioco come ha fatto col Padova e se è riuscito a portare a casa finalmente questi 3 punti che mancano, questa vittoria che manca quest'anno. Ecco, questa vittoria cosa potrebbe essere? Sbloccarsi, vedere cosa vuol dire vincere una partita in Serie B? È sicuramente trovare fiducia e insomma, poi dato che la nostra è una squadra giovane, sicuramente fare una bella prestazione ci aiuterebbe a andare avanti nel modo migliore. Dopo ci proietteremo. Comunque questo Sassuolo ha perso con Vittorio Veneto, come hanno perso tutte le squadre che ci hanno giocato, di misura, è una squadra che insomma si trova più o meno a metà, questo secondo turno casalingo speriamo sia un vantaggio, no? Sì, speriamo, sarà una partita difficile, loro so che hanno diverse individualità importanti, molte ragazze che vengono insomma dalla Serie A, che hanno esperienza quindi in queste categorie, però proveremo a interpretare al meglio quelle che sono le indicazioni della nostra allenatrice e vediamo cosa viene fuori. Dal punto di vista personale, tu schiani dal Casentino, sì, dove sei stata tanti anni, sei di Prato Vecchio, giusto? Di Prato Vecchio. Leggevo quello che avevi detto, no? Quando sei stata annunciata e dicevi no, sentivo il bisogno di confrontarmi con altre realtà. Ecco, che bilancio fai di questa prima parte? Fino ad ora sicuramente positivo, a livello personale sto imparando tante cose, soprattutto come giocatrice ma anche come persona. Avere l'opportunità di essere allenata da una mister come Emanuela Tessa insomma non capita tutti i giorni, quindi me l'avessero detto un anno fa ci avrei messo la firma. Ecco, puoi spiegare che vuol dire essere allenata da Emanuela Tessa rispetto anche a allenatori o allenatrici che ha avuto non so, in passato, che qual è la, oltre a quello che ha vinto in carriera, quello che ovviamente rappresenta proprio nella pratica quotidiana, che vuol dire? È una che sa di calcio, quindi cioè, quando entra in campo che stai per iniziare l'allenamento ha quell'alone di come se entrasse, ne so, un allenatore maschile che si può paragonare. Fai un nome, fallo pure. Che ne so, Sarri, ora Sarri. Viene in mente uno con la grinta in quel modo lì. E quindi, insomma, ti viene da, molto più che con altri allenatori, ti viene da seguirla, da ascoltarla, da fare di tutto per mettere in pratica quello che dice. Un po' quest'alone. Tu ce l'hai l'alone? Infatti quello di dire, esclusi presenti. Esclusi presenti. No, magari. Ti piacerebbe, mi dicevi, conoscerla, perché comunque per Arezzo è una bella cosa per un'allenatrice di questo tipo. Per sentito dire, sì. So che ha una grossa personalità, quindi sicuramente conoscerla farebbe bene anche a me. Allora, ora dopo torneremo a parlare anche della prossima sfida. Con Michele volevo un attimo parlare dei tuoi ragazzi, giovanissimi e B, che cosa rappresentano diciamo, nel tessuto delle varie squadre che ha l'Arezzo, no? Allora, Giovanissimi B è il primo anno che l'Arezzo fa questo tipo di squadra e i ragazzi sono ragazzi che vengono tutti da campionati provinciali, o perlomeno la maggior parte, e quindi si vanno a confrontare con realtà molto, molto importanti, direi professioniste, insomma, che ormai sono squadre 4-5 anni che giocano insieme e i valori, il livello, l'intensità è completamente diversa. Fa parte di un progetto che ha iniziato il direttore Gemmi e stiamo portando avanti sinceramente con grande entusiasmo
giorno dopo giorno questo entusiasmo cresce. Che cosa ti ha chiesto la Ghezza? Che tipo di lavoro? No, gli obiettivi del settore giovanile, finalmente abbiamo un direttore che ci crede veramente, che è quello della crescita dei ragazzi dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista dei valori, come dice lui, prima si creano gli uomini e poi i giocatori di calcio. Ecco, un progetto questo Arezzo lo attende da tanto tempo, no? Perché si è sempre detto che Arezzo, i giocatori, no? Per tanti motivi, anche quelli bravi, spesso dall'Arezzo non sono mai passati, no? Quindi questo è un po' il lavoro da fare, anche questo. Sì, ci vuole pazienza, perché insomma non è una cosa che si crea in un paio d'ore, forse nemmeno in un anno o due, però iniziarla già è qualcosa, e le idee ci sono e il processo è quello giusto, insomma. Che gruppo hai? Come ce lo descrivi? Noi abbiamo, perché poi faccio parte di uno staff, non è che sono solo, abbiamo 23 ragazzi, tutti nati nell'anno 2003, tranne un portiere che è un 2004. E sinceramente dal 20 di agosto che ci siamo riuniti, posso dire oggi che il gruppo è un bel gruppo, sia a livello anche tecnico, poi insomma dovrà crescere, come dico sempre a loro, ancora la strada è lunghissima, però è un bel gruppo dal punto di vista di intelligenza e non solo calcistica, nonostante che hanno solo 13 anni, ora magari sicuramente mi sentono e anche i presenti magari si montano la testa, però in realtà lo dico spesso anche loro, se perlomeno hanno preso l'idea giusta da portare avanti e la stanno portando avanti con il massimo impegno. Ecco, prendendo spunto anche dalle parole che ha detto Abbruscato quando è stato presentato, no? Aveva colpito queste dichiarazioni in cui parlava della fantasia, lui dice che nei settori giovanili vede troppi esecutori, no? Comunque talenti imbrigliati. Secondo te è un po' questo il limite di molti settori giovanili, come tendenza generale, no? Nel senso che si reprime un po' il talento. Allora, forse non è che, però per come la penso io, sicuramente la fantasia e la creatività è un aspetto fondamentale del giocare al pallone. In un campo da calcio, se non c'è creatività, è difficile, insomma, tutto schematizzato. D'altro canto, però, in Italia culturalmente c'è anche poca pazienza nell'aspettare i settori giovanili e i ragazzi e la crescita. Poi giusto o sbagliato non lo so, però insomma per come la penso io c'è davvero poca pazienza per creare, è più facile forse prenderli, valutarli, vanno bene, vanno male, tornano da dove sono, eccetera. Quindi sì, sicuramente la creatività è un aspetto fondamentale, però il problema del settore giovanile italiano è un pochino più ampio per come la penso io. Il rapporto con i genitori com'è? Perché spesso si sente dire, ma si vede anche in alcune partite, a volte mi capita di vedere anche dei bambini piccoli che non sanno chi ascoltare, che l'allenatore dice una cosa, poi dalle tribune o da dove insomma i genitori assistono si sente tutt'altro, quindi questi anche bambini a volte un po' spaesati, no? Non sanno chi seguire. Come deve fare un allenatore per creare quella giusta distanza che ci deve essere? Non è facile. Intanto se posso dire la nostra squadra, ma poi ci sono delle dinamiche interne alla squadra tra allenamenti, spogliatoi eccetera che i nostri ragazzi hanno capito molto bene, e che i suggerimenti che vengono da fuori, ma non per mancanza di capacità o di conoscenza del calcio, ma non possono essere reali o giusti per quello che ci siamo imposti di fare noi. Anche ultimamente ci sono stati degli esempi, devo essere sincero, questi ragazzi qua hanno un coraggio nel perseguire le idee che ci siamo e gli obiettivi che ci siamo prefissati, che se ne fregano di qualsiasi voce venga dall'esterno e che non abbia la conoscenza che abbiamo noi. La mia gestione personale, poi magari io ho la fortuna di avere dei collaboratori che diciamo mi fanno un po' da muro, più che da muro, da schermo, filtro, da filtro. Sì. Però in realtà, nonostante che qualcuno poi lo conosco anche, dei genitori, sono anche a vederli così, sembrano delle persone davvero intelligenti e anche con passione. Però è sempre meglio avere un distacco fin da subito con i genitori, perché bene o male noi alleniamo i ragazzi, anzi abbiamo
il dovere di allenare i ragazzi, i genitori devono venire a vedere le partite e basta. E a voi i genitori vengono, danno come sono? Vengono, sì. C'è quello che urla di più, quello meno, però un po' varia la cosa. Tu hai i tifosi del Casentino che vengono a vederti? Anche. Sempre i genitori, la nonna. La nonna, sì, addirittura la nonna. La nonna, sì. Ok. Ci fermiamo un attimo, poi dopo vedremo le immagini della Berretti, conosceremo questi tre ragazzi dei giovanissimi B, vedremo tutti i risultati anche delle altre giovanie dell'Arezzo. Ci vediamo tra poco. Di nuovo insieme, seconda parte di Mondo Amaranto che riparte con il campionato Berretti. C'era il derby tra l'Arezzo e Siena. Nei tre precedenti derby era stato un dominio dell'Arezzo perché i giovanissimi avevano vinto 4-3, gli allievi avevano vinto 2-1, la prima squadra aveva vinto 2-1. Qui è andata in modo diverso, ma alla fine direi che è andata anche questa, è andata piuttosto bene per come si era messa la partita. Allora, rivediamo i gol. La settima giornata del campionato Berretti, l'Arezzo che fino a questo momento in casa le ha vinte tutte, ha superato Lupa Roma, Olbia e Livorno, quest'oggi derby con il Siena, al contrario in trasferta la squadra di Abruscato, fin qui è stata battuta a Pistoia 2-1, a Prato 4-0, a Gubbio 2-0, dunque la squadra che sta mostrando due cammini completamente diversi. Marzicano, ce ne sono tre e mezzo. La conclusione, il gran gol di Gisti, una prodezza da parte di Gisti che si è coordinato benissimo e dopo 5 minuti porta in vantaggio l'Arezzo. Grande merito di Marzicano che prima ha recuperato, poi è partito, ha fatto partire questo traversone e Gisti davvero con questa mezza acrobazia. Attenzione a Gianneschi verso Filipovic, tutto solo, c'è il pareggio del Siena. Al minuto 24 il pallone è passato e anche Filipovic è riuscito a farlo passare. Ancora il pallone che arriva dentro l'area, gol 2-1 per il Siena. C'è stato in mischia questa deviazione di Taddei dunque ha ribaltato, fermato poi Avanelli, attenzione Garbinisi, Crisci, salvataggio, gol. Incredibile gol subito dall'Arezzo. Crisci con la deviazione in extremis tentata da Barellini. Cerca il dribbling. Ancora Metolli, largo, azione di pazienza dell'Arezzo. Gisti, parte il cross. Colpo di testa in rete! Ed è il 2-3. L'Arezzo riesce a ridurre le distanze con questo colpo di testa vincente da parte di Rampelli che ha trovato la deviazione vincente che ha sorpreso San Filippo. Mancano 2 minuti, anzi erano 4 quelli di recupero, quindi ne mancano 3 ancora. 46esimo, Arezzo 2, Siena 3, Arezzo che prova a rincorrere, Gallorini dentro la rigore, c'è Bonfini, colpisce di testa e c'è il pareggio di Bonfini proprio al 91esimo, il giocatore è entrato dalla panchina, è salito in cielo, ha preso l'ascensore, ha mirato l'angolo lontano e l'Arezzo trova il 3-3 proprio al 91esimo, l'Arezzo riesce a rimontare 2 gol al Siena. Alla fine il cuore dell'Arezzo è stato premiato nel recupero, una gara a strada, l'Arezzo l'aveva cominciata molto bene, un bel gol fino al primo gol del Siena, no? Poi lì forse qualche leggerezza anche difensiva. Beh, così a caldo difficile la lettura, quello che posso dire è che sicuramente nel momento migliore nostro della gara abbiamo preso un gol sempre per leggerezza, per errori che facciamo noi in uscita. Ma questo ci sta perché questa è una cosa che chiedo io ai ragazzi, di giocare sempre il pallone a prescindere dall'avversario, a prescindere dal campo, a prescindere da qualsiasi cosa. Il calcio è giocare a pallone, non a lanciare o a buttare il pallone all'insù. È un'idea che non condivido assolutamente, quindi la mia squadra voglio che giochi a calcio, che produca e che produca azioni su azioni. Però come sempre nel calcio chi gioca è sempre più, diciamo, predisposto al contropiede avversario, e l'unica arma oggi della squadra avversaria fatta molto bene era il contropiede, lanci lunghi su questi due punti molto veloci e accorciare molto bene con i loro centrocampisti e non ci facevano ripartire facendo fallo, quindi una squadra anche intelligente
Abbiamo subito questo, non abbiamo più macinato il nostro gioco come sappiamo fare, abbiamo subito l'avversario emotivamente. Credo che oggi questo punto sia guadagnato a livello emotivo, a livello di autostima, di reazione. La squadra sa che ci sono anche altri tipi di giocate per riuscire a fare gol. L'ha fatto con il subentro di giocatore della panchina, quindi c'è stata una reazione, questo è quello che contava. Vedere una squadra che alla fine da un 3-1 siamo riusciti a pareggiarla. Allora, vediamo i risultati di questa giornata del campionato Berretti. Oltre al 3-3 dell'Arezzo, Carrarese batte Pontedera 1-0, Livorno 5-0 ha vinto in casa della Lupa Roma, Olbia Tutto Cuoio 1-1, rinviata Pistoiese Prato, Viterbese Gubbio 0-1. Questi erano i risultati. Per la classifica che vede il Prato a 13 punti, poi a 11 Siena, Gubbio e Tutto Cuoio, Livorno, Lucchese e Arezzo 10, Pistoiese, Carrarese 8, Pontedera 6 insieme alla Lupa Roma, Roma, Viterbese a 4, l'Olbia a 2. Passiamo agli allievi. Gli allievi che hanno perso 6-4 a Pontedera, una partita insomma abbastanza pirotecnica, era passato in vantaggio il Pontedera, comunque alla fine i gol dell'Arezzo sono stati realizzati da Ricci, che ha fatto una tripletta, e poi Rosignoli, che ha segnato la quarta rete. Vedete gli altri risultati: Modena Gubbio 3-0, Viterbese Livorno 0-1, Carrarese Pistoiese 2-0, Prato Lucchese 1-0, Tutto Cuoio Siena 5-1. Per la classifica con il Prato a 21, a punteggio pieno, poi Pontedera 15, Livorno 13, Modena 12, Viterbese, Carrarese, Gubbio, Siena 9, Tutto Cuoio, Lucchese 8, Pistoiese 7, l'Arezzo a quota 3. Andiamo dai giovanissimi nazionali, che hanno fatto 2-2 sempre con la Pontedera, sapete, vanno di pari passo i due calendari, 2-2 in questo caso. Pontedera era passato in vantaggio nel primo tempo, poi pareggio di Matteini per l'Arezzo, Arezzo in vantaggio con Sestini, poi Marianelli per il 2-2 del Pontedera, Carrarese batte Pistoiese 2-0, Prato Lucchese 3-1, Modena Gubbio 2-0, Tutto Cuoio Siena 3-3, Viterbese Livorno 2-0. Per la classifica qui in testa abbiamo il Modena 18, Prato 15 insieme al Livorno, Carrarese 13, Tutto Cuoio, Gubbio, Arezzo 11, Viterbese 7, Lucchese e Pistoiese 6, Siena 5. Chiude il Pontedera a un punto. Allora, io direi di andare adesso a conoscere proprio questi tre amici dei giovanissimi B. Allora, ti chiami, vieni in piedi, anche immagino che sei anche alto, infatti. De Pellegrin Tommaso. Allora, e voi invece qui che cosa avete fatto? Avete vinto 2-1 con la Carrarese. È stata una partita abbastanza difficile, dato siamo riusciti ad andare in vantaggio nei primi 10 minuti, dopo abbiamo fatto calare il nostro gioco abbassando un po' i ritmi, questo ci ha messo in difficoltà e ha lasciato andare sull'1-1 gli avversari. Poi però siamo riusciti a reggere fino alla fine e la nostra voglia di andare a vincerla ci ha fatto vincere 2-1. E Beppe Bergomi mi ha fatto un racconto perfetto, bravissimo. Senti, e in classifica, beh, a parte che i mister probabilmente non la guardate quella classifica, no? No, poco. No, no, non la guardate. Voi la guardate? Dai, poco. Voi la guardate? Ogni tanto. In occhiettino, insomma. Vabbè, siete più o meno a metà classifica, insomma, più o meno. È un campionato molto difficile, ovviamente le squadre sono molto più toste rispetto al campionato provinciale e comunque è molto più competitivo, quindi più interessante. Ruolo? Che ruolo gioca? Difensore centrale. In testa qui abbiamo l'Empoli a 18. Bene, grazie, andiamo a conoscere. Ti chiami? Alessandro Arnetoli. Ok, allora, quindi questa partita alla fine, insomma, arrivano questi punti, è stata una giornata positiva al di là della vittoria? Sì, è stata molto positiva, meritata soprattutto per l'impegno che ci abbiamo messo fino alla fine, anche se il nostro gioco non è stato proprio buono dai fino alla fine. Ecco, quanto potete crescere secondo te? Migliorare? Un margine di crescita molto alto e vedremo come andrà. Un aggettivo per il mister, come lo definiresti? Grintoso. Tu non me le sentiamo? Molto deciso. Deciso. E tu? Grintoso. Non è male. Allora, tu ti chiami? Riccardo Mecci. Bene, ruolo? Mezzala, mediano. Dove ti trovi meglio?
Mezz'ala, ma il mister ora mi prova mediano. Ti prova mediano. Comunque è un esperimento, no? Sì, sì, è un esperimento. Sì, una prova. E secondo te dove hai più portato? No, per ora sicuramente mezz'ala, però ha caratteristiche, insomma, sì, per giocare lì tranquillamente, può giocare anche in porta. Senti, la partita fin qui che ti ricordi più volentieri, qual è? Quest'ultima con la Carrarese. Con la Carrarese. Chi ha fatto? Avete fatto gol voi? No. Sono stati, è stata una partita un po' rocambolesca perché siamo passati in vantaggio con due autogol. Per ora abbiamo fatto solo un gol con il tutto cuoio. Quindi, insomma, lui diceva che potete migliorare ancora molto, sì, ma in cosa? Bisogna migliorare un po' nel gioco, ma anche che è un po' l'obiettivo fino a fine anno, e anche nell'impegno e nella collaborazione tra tutti i compagni. Beh, mi pare un buon auspicio, insomma. Bravi, che scuola fate? Margherita. Non lo so. Non te lo ricordo. Ora? A scuola, no, sì, dove andate, in che scuola? Non lo so. Ah, non lo so. Penso liceo scientifico. Penso liceo scientifico. potrebbe essere il classico e non lo sa, no? Allora, bene. Sul calcio perfetti. Sul calcio? No. Sono bravi, no, sì. Sì, no, vanno di pari passo. Linguaggio eccezionale, sì, insomma. Sono stati preparati, sembra preparati ma non tavolino. È preparato. No, giuro. Assolutamente, insomma. Hanno fatto delle disamine veramente perfette. Allora, ritorniamo un attimo da Laura. Tu hai fatto campionati di C e D, no? Prima di arrivare all'Arezzo. Qual è la più grossa differenza che hai notato nella Serie B femminile? Cioè, come livello, come intensità, come cosa? Sicuramente a livello tecnico non ci sono grandissime differenze fra Serie C e Serie B. Ora con la Serie D forse se ne potrebbe parlare. La differenza principale che ho notato è appunto a livello di intensità e di carattere, perché le squadre di Serie B non ti lasciano giocare, come l'arbitro fischia ti aggrediscono, lottano su ogni pallone, mentre invece la Serie C e soprattutto la Serie D sono partite un po' più tranquille dal punto di vista dell'intensità. Questa è la differenza principale che ho notato. Riccardo, è successo un fatto particolare per il Sassuolo, ce lo racconti? Sì, domenica scorsa quando giocava contro il Vittorio Veneto si è trovata il campo impraticabile per via dei chiodi messi lì, come diceva un comunicato stampa, dei sostenitori della Reggiana che sono un po' in conflitto con, diciamo, con la società Sassuolo, quindi questa cosa può aver condizionato anche la squadra di casa, un po' che poi è andata a perdere 1-0, cioè, contro la capolista. Cioè i tifosi della Reggiana hanno, esatto, messo i chiodi nel per campo. Per far capire, insomma, anche quanto la Serie B, comunque nazionale, potrebbe essere seguita. Questa notizia ha fatto scalpore un po' in tutta Italia. Hai capito. Si pensa che il femminile, invece se c'è... Speriamo siano arrabbiate. I chiodi li abbiano lasciati a casa loro. Bene, si gioca alle 14.30, sì, anche domenica, voi invece giocherete? No, noi riposiamo domenica. Riposate. La prossima a Pontedera. A Pontedera. Allora, in bocca al lupo per il proseguimento del campionato. Crepi, e grazie di essere venuti, grazie a Michele Passalacqua, grazie a Laura Verdi, grazie a Riccardo Buffetti, ci rivediamo mercoledì prossimo.